fra un mese qui a Torre del Greco si va a votare, passata la Pasqua si pensa alla politica? Certo, sì, io vado a votare, però non sono ancora per chi vado a votare, non ho ancora le idee chiare. Questa città ha bisogno di rinnovamento, di volti nuovi o di un ritorno al passato? No, passato assolutamente no. Spero di un rinnovamento che vada bene, diciamo, che persone che fanno qualcosa per la città, perché non funziona quasi niente. L'ospedale, lo sappiamo le condizioni dell'ospedale, non abbiamo un palazzetto dello sport, non c'è un campo sportivo, uno stadio, perché una popolazione di quasi 100.000 abitanti non ha uno stadio, è una cosa veramente è triste. Spero solo che questa città si rialzi un po', perché veramente negli ultimi 20 anni siamo veramente caduti in basso, che Torre del Greco non merita tutto ciò. Stiamo aspettando la sentenza per Borrillo, perché se si presenta a Borrillo non ce n'è per nessuno gli altri candidati. L'unico che al suo tempo ha fatto qualcosa per Torre del Greco, si ricordano tutte di queste cose. Che cosa ha fatto in particolare? Vabbè, la maggior parte era uno che seguiva molto gli operatori ecologici dal mattino e cominciava già ad andare lì a vedere cose. Poi tutti quanti dicono vabbè, ha fatto mettere i caschi a Torre del Greco che non esistevano. Lui in prima persona si è messo in discussione, un uomo di strada, diciamo, quello che servirebbe oggi qua, e non stare nei palazzi solo a criticare. E adesso questa città da che cosa deve ripartire? Penso che deve ripartire dal problema, che sia proprio quello lì della spazzatura, del traffico, strade. Queste qui sono le priorità. Torre del Greco è chiamata alle urne, si andrà a scegliere il futuro sindaco e il nuovo consiglio comunale. Passata la Pasqua, si pensa alla politica? Certo, si inizia a percepire fermento qui in città. L'augurio è quello che qualunque sia il sindaco eletto, che ci sia un netto cambiamento, prospettive nuove, turistiche, di miglioramento di viabilità e di civiltà, soprattutto per Torre del Greco, che ne abbiamo tanto bisogno. Dei candidati che sono scesi in campo come sindaci, cosa ne pensa? Io penso bene di tutti e spero appunto che chiunque sia il sindaco faccia per bene il proprio lavoro e abbia la possibilità finalmente di cambiare questa città. Dei candidati a sindaco che si sono presentati, cosa ne pensa? Beh, ci sono facce nuove, facce che già conosciamo, volti, diciamo volti che già conosciamo, per cui alcuni sono consolidati anche nella politica torrese. Penso che si abbia sempre bisogno di un rinnovamento, non solo per questa città, no? In generale anche per la politica del nostro paese. Ci vuole un grande rinnovamento per questa città e ci vuole un sindaco veramente con gli attributi, che mette tutta la città a posto. E per ripartire che cosa ha bisogno Torre del Greco? E per ripartire ha bisogno di tante cose, come tutti i paesi vesuviani qua al sud abbiamo bisogno di un sindaco che abbia la voglia di cambiare, di andare avanti come meglio possibile. Qui chiunque sale a comando pensa solo ed esclusivamente ai fatti propri. Qui bisogna dare una mano alla città, perché veramente stiamo andando a rotoli. In particolare il nuovo sindaco che cosa dovrebbe fare? In primis aiutare i giovani magari a trovare lavoro, perché a quanto vedo c'è molta disoccupazione qui a Torre del Greco. E poi magari a creare qualcosa per la città. Pensi che Torre del Greco abbia bisogno di rinnovamento, di volti nuovi o di un ritorno al passato? Sicuramente di volti nuovi. E anche magari qualche personaggio del passato che ha fatto bene a Torre del Greco. Qui. Esempio? Ad esempio parliamo del sindaco Borrillo, che rispetto al nostro sindaco attuale ha fatto molto molto meno rispetto a Borrillo, almeno dal mio punto di vista. Dopo la Pasqua ora si pensa alla politica? Sì, dopo la Pasquetta adesso pensiamo alla politica. Ci sono parecchi aspiranti sindaci, alcuni li conosciamo, altri sono nuovi. Io penso che tra tutta la massa spicca il nome di Luigi Mennella, è una persona per bene, è una persona del centro, proprio del centro storico, lo si può incontrare in tutti i momenti. Speriamo che Luigi Mennella porti qualcosa di buono per questa città. Vivo fuori, lavoro in Svizzera. Quindi lavorando in Svizzera è inutile che diciamo... Un'ese che lavora fuori, come la trova la sua città? Molto peggio del solito. Perché? Vabbè, ci sono molte cose che potrebbero cambiare.
Io non andrei a votare. Perché? È perché fanno schifo. Me glielo dice un 83enne che ama Tullio De Greco, ma fino adesso sono stati incapaci tutti quanti, tranne una persona che non faccio nome perché sono una persona seria, che è stato il miglior sindaco di Tullio De Greco. Secondo lei c'è bisogno di volti nuovi, di rinnovamento o di un ritorno al passato? La volontà di fare qualcosa. Se c'è la volontà di non pensare ad altro, con puntini interrogativi, si pensa alla città, si può fare, si deve fare tante cose. Il passato è passato e non torna più. Volti nuovi capaci, volti che devono risolvere i problemi di Torre e della spazzatura e della piantumazione, l'aspetto della città deve essere quella di una bomboniera, cosa che oggi non è.